Ciao, sono William Bisacchi di blog Bisacchi.it e oggi ti voglio parlare dei tipi di apertura che si possono fare per i tuoi nuovi infissi. L'apertura più comune, che non è un'apertura, ma comunque è da considerare, è praticamente il telaio fisso con il vetro fisso. È un'apertura che ti consente di fare anche delle specchiature di vetro molto grandi, molto luminoso e molto sicuro, e anche quello con il costo più basso. Poi prendo in prestito il mio libro per farti capire meglio tutti gli altri tipi di apertura. C'è l'anta abbattente, quindi abbattente classica, dove le guarnizioni vanno in pressione. Questa ha delle ottime prestazioni dal punto di vista di tenuta all'aria, dal punto di vista della termica e anche dal punto di vista dei costi. Quelle ad anta chiaramente le puoi fare a uno, due o più battenti. Più si va ad aumentare il numero dei battenti, più decadono un pochettino le prestazioni. E soprattutto ai giorni d'oggi, ormai è diventata una cosiddetta commodity, c'è la possibilità di avere la doppia apertura, quindi sia ad anta che a ribalta, questo nell'anta comandata dalla maniglia, solitamente. Esistono anche apparecchiature dove si possono ribaltare entrambe le ante, però sono un pochettino più rare, diciamo. L'apertura anta ribalta è una cosa che consiglio, per noi col sistema Bisacchi è di serie, è un po' come il vetro elettrico per la macchina. Diciamo che oggi se vai a comprare una macchina, un'autovettura, e gli chiedi una macchina con il vetro a manovella, cioè quasi ti chiedono supplemento, credo, perché è una cosa che ormai non si usa più. Poi, sempre rimanendo nella famiglia delle aperture abbattenti, abbiamo le aperture a bilico. A bilico sono quelle aperture incenerate praticamente nei due estremi che ruotano così, in questo caso in senso orizzontale nel bilico orizzontale o in senso verticale nel bilico verticale. Il vantaggio di questa apertura è che ha delle prestazioni molto buone, anche questa ti consente di fare delle vetrate uniche senza montanti o traversi intermedi e anche delle ottime prestazioni dal punto di vista delle frazioni, perché alle chiusure perimetrali, se un bilico è fatto bene, ha ottime prestazioni. Il suo limite è che non puoi mettere niente di fuori perché aprendosi sia verso dentro che verso fuori, e eventualmente delle tapparelle, dei frangisori, delle zanzariere, se ti dimentichi di tenerle chiuse, quando vai a aprire la finestra le puoi danneggiare. A meno che non sia tutto motorizzato, in quel caso metti delle centraline, ma questo è un altro paio di maniche. Poi, sempre rimanendo più o meno nel settore dei battenti, anche se un battente non è, ci sono gli scorrevoli paralleli o scorrevoli traslanti. Questi scorrevoli solitamente vengono fatte a due ante, dove una è fissa e l'altra apribile, e quando le apri si parte prima con la ribalta da sopra, poi viene fuori anche da sotto e scorre parallelo sul vetro fisso. Da qui viene il nome scorrevole parallelo o scorrevole traslante, perché trasla verso l'interno. Questo tipo di scorrevole è uno scorrevole che io sconsiglio sempre, che praticamente non lo faccio mai a nessuno, perché è uno scorrevole che ha prima di tutto delle guide sotto difficilmente incassabili, molto molto alte. Esiste solamente un prodotto sul mercato della Schüco, per il mercato adesso anche italiano, che si può incassare tutto il pavimento, ma dentro serve una predisposizione sotto incredibile, si può fare solamente nel nuovo. E questi scorrevoli hanno anche la problematica che il sistema che lo fa traslare, quindi delle leve a pantografo, sono anche molto delicate, quindi soggette a manutenzioni, e sono anche bruttini da vedere perché hanno delle guide a vista attaccate all'esseramento sia sotto che sopra. Quindi sono scorrevoli che io sconsiglio assolutamente. Tra l'altro non costano neanche poco. Uno scorrevole molto meglio di questo qua è uno scorrevole tradizionale, scorrimento delle ante. O ancora meglio uno scorrevole alzante, dove l'anta principale si va ad alzare di qualche millimetro in modo che i carrelli iniziano a lavorare e le guarnizioni non fanno più attrito, e solitamente va a scorrere sopra un'anta fissa o un'altra anta mobile. Chiaramente le ante si andranno a incrociare, aprirò sempre solo il 50% della superficie. Questo scorrevole può essere fatto così a due ante o a tre, o a 4, ci sono tanti tipi di aperture, si possono aprire le due centrali, se a tre ante montate su tre binari si possono aprire i due terzi, è un'ottima soluzione quando ho delle aperture molto molto grandi. Poi, andando crescendo, se ho delle aperture tanto grandi e voglio fare una cosa ancora più bella, posso fare degli scorrevoli panoramici. I panoramici scorrono, ma non si alzano, rimangono nella stessa posizione, quindi hanno sempre un attrito. Però hanno di bello che non si vede nel perimetro il profilato attorno. Quindi, diciamo che se ho una finestra che è 2 metri per 2 metri, io vedrò 2 metri per 2 metri di vetro e il montante centrale. A meno che non faccia un'anta unica. Io potrei fare un'anta unica, ad esempio, dove questo è il mio muro e questa è la mia anta,
quando l'anta si apre va a scomparire tutta all'interno del muro e io mi ritrovo tutta la luce passaggio disponibile, ho un'ottima resa estetica e delle ottime performance. Tutte queste soluzioni possono essere anche motorizzate, quindi quando io faccio un infisso di questo tipo, un'anta, due ante, tre ante, lo vado a motorizzare, aumento ancora la comodità, la sicurezza e la bellezza, perché poi non ho nemmeno le vaniglie. Sembrano praticamente dei vetri fissi, ma in realtà sono apribili. Poi per chiudere il capitolo degli scorrevoli, ci sono i cosiddetti scorrevoli a impeccattamento. Sono scorrevoli poco utilizzati in Italia, che è un peccato perché in realtà è un'ottima soluzione. Praticamente non sono altro che degli scorrevoli minimo due ante, ma potrebbero essere più ante, che loro si vanno a impacchettare e scorre o tutte da un lato o su entrambi i lati. Questi scorrevoli, la cosa bella è che con soluzioni moderne ai giorni d'oggi possiamo avere prestazioni termiche, acustiche, di tenuta all'aria e anche alle frazioni dei livelli elevati. Possiamo avere delle guide a filo pavimento, quindi mantenendo ottime prestazioni e nessun inciampo come degli alzanti, ma più delle alzanti possiamo andare ad aprire totalmente il vano dove sono installati. Mentre uno scorrevole, a meno che non sia quello che ti dicevo prima, con l'anta scomparsa totale dentro il muro, apro almeno il 50% solitamente, con questa soluzione possiamo andare ad aprire il 100%. E in certe situazioni è veramente comoda questo tipo di apertura. In ultimo, per non dimenticare, la più amata dai francesi, l'infisso sali scendi, cosiddetto ghigliottina, dove abbiamo i due vetri che scorrono appunto così come sale e scendi e creano questo effetto della ghigliottina. È un infisso poco utilizzato qui in Italia, molto utilizzato soprattutto in altri paesi come in America. Noi abbiamo delle tecnologie dove questi tipi di prodotti sono stati sviluppati nelle dimensioni molto grandi, motorizzati, dove ai lati abbiamo delle caratterizzazioni magari un pochettino più importanti, un po' più invasive, e facendoli nelle finestre piccole dove solitamente mi viene chiesto in cucina è una soluzione che non va bene. E di manuale c'è poco, insomma, che funziona bene, che abbia un costo giusto e che sia bello da vedere. Un'altra apertura poco utilizzata ma comunque interessante è l'apertura a sporgere. Praticamente dove la finestra si apre così a sporgere sull'esterno è incenerata un'altra, mi consente di fare delle specchiature ad un unico vetro con dimensioni anche abbastanza elevate. E con questo abbiamo finito tutti i tipi di aperture che si possono fare. Ogni apertura ha dei vantaggi e degli svantaggi, quelli più che si prestano più in determinate situazioni o in altre. I vantaggi sono solitamente sono quelli dei battenti, che si prestano a fare delle aperture con delle prestazioni elevate e il miglior rapporto prezzo prestazioni, quelle vetrate scorrevoli che sono molto adatte per fare dimensioni molto molto grandi. Detto questo ti saluto, ciao e al prossimo video.